William e Kate hanno dato uno schiaffo a Harry e Meghan e lo hanno fatto in grande stile. Ecco cosa stanno per fare. Punto per la principessa del Galles. Le cose sembrano essere migliorate, soprattutto da quando lei stessa ha annunciato di aver terminato la chemioterapia e di essere ora in grado di tornare agli impegni pubblici. Kate è quindi nuovamente apparsa dinanzi ai sudditi ed è sembrata a tutti molto serena e felice, tanto che in molti si sono rassicurati sul suo stato di salute. Ad accompagnarla in questo percorso sono stati William, i suoi tre figli e la sua famiglia d'origine, che non l'hanno mai lasciata sola. Ad attirare l'attenzione è stato adesso un nuovo gesto fatto dai futuri re e regina d'Inghilterra nei confronti di Harry e Meghan. Cosa hanno fatto Kate e William e cosa c'entrano Harry e Meghan? Kate Middleton ha dato una notizia molto positiva di recente, dato che ha terminato la sua chemioterapia e che sembra stare molto meglio dopo lo spavento che ha avuto tutto il mondo in questi ultimi mesi. La principessa si è quindi detta prontissima a tornare ai suoi doveri di principessa e lo sta facendo in grande insieme al marito William. Pare infatti che i due stiano pensando di allargare le proprie attività oltreoceano e di volare quindi negli States per un progetto davvero molto ambizioso. A lanciare l'indiscrezione è stata la stampa britannica, che ha appunto svelato la presunta realizzazione di attività benefiche che potrebbero sbarcare presto negli Stati Uniti. L'Express ha infatti svelato che i principi del Galles avrebbero presentato tutta la documentazione necessaria per registrare un marchio presso l'US Patent and Trademark Office, cioè l'agenzia americana che si occupa della concessione di brevetti e della registrazione dei marchi. Lo stesso gesto fu in realtà fatto nel 2023, ma in quel periodo la richiesta non venne accettata. In realtà, si potrebbe saperne di più entro la fine dell'anno e, se questa idea verrà concretizzata, William e Kate potranno entrare nel territorio di Harry e Meghan e farlo proprio. Del resto, il tema della salute mentale è molto importante per i duchi di Sussex, e questa operazione potrebbe metterlo in difficoltà. Negli Stati Uniti, sarebbe infatti calato l'interesse per Harry e Meghan, soprattutto dopo l'uscita del volume autobiografico Spare e dei vari comportamenti che ci sono stati nei confronti della Royal Family. Diversamente si pensa invece di William e Kate, che hanno sempre dato l'idea di famiglia ideale, soprattutto ora che c'è stata la malattia di Kate e che tutti i suoi cari le si sono stretti intorno per darle quell'affetto di cui tutti hanno bisogno.